Ma avrà senso quello che sto per fare. Oggi vediamo la teoria, il montaggio e la pratica. Io girerò il video in più giornate, per voi sarà invece solo un video dove andremo a vedere se montare dei copertoni gravel su una bici da corsa può avere senso. Ciao ragazzi! Premetto che non è che mi sono svegliato stamattina e ho deciso di montare i copertoni gravel sulla bici da corsa. In realtà era un'idea che avevo già da un po' di tempo perché dopo aver fatto i video posso viaggiare con una bici da corsa, posso trasformarla in gravel, eccetera, eccetera. Mi avete fatto delle domande, mi avete chiesto se appunto aveva senso montare i copertoni gravel sulla bici da corsa e mi avete anche chiesto se ad esempio già con dei 700x25 si possono fare strade sterrate o cose simili. Beh, con i 700x25 proprio no. Ahimè, il classico copertone da bici da strada, quindi prendere la bici da corsa e metterla sullo sterrato, direi proprio di no. Poi tutto è fattibile, però insomma, cercherò in questo video di vedere se questa cosa può avere più o meno senso. Come avevo già detto, però, una bici da corsa non si trasformerà magicamente in gravel. Quindi dovete tener conto che ci sono proprio delle differenze telaistiche di robustezza, di assorbimento delle asperità. Ci sono delle differenze di componentistica, perché attualmente le gravel hanno dei cambi dedicati. Quindi il GRX è nato proprio per questa esigenza, cioè far percorrere a una bici con una struttura simile a quella da corsa dei percorsi sterrati. Quindi molta più stabilità della cambiata nello sconnesso, problemi dovuti alla sporcizia, eccetera, eccetera. Diciamo una via di mezzo tra il cambio da strada e il cambio da mountain bike. Utilizzare delle gomme gravel, addirittura anche dei cerchi gravel su una bici da corsa, ovviamente può avere più o meno senso a seconda della bici da corsa che abbiamo e a seconda del tipo di terreno che dobbiamo affrontare. Ad esempio, le moderne bici Endurance possono montare dei copertoni anche da 37-38, anzi, direi neanche più modernissime, già da qualche anno. Quindi, su una bici che ha già un alto comfort e può montare un copertone così largo, potrebbe avere veramente senso andare a montare delle ruote gravel. Si potranno percorrere comunque già degli sterrati, non dico impegnativi, però già comunque un po' più disconnessi, direi senza troppi problemi. Ben diverso è se avete una bici da corsa, magari già con più anni, magari non ha ancora i dischi, quindi le vecchie bici da corsa molto probabilmente che montano freni tradizionali non monteranno più di un 700x25, come quasi sicuramente quella del nostro amico che mi chiedeva, e lì ha veramente poco senso. Inoltre dobbiamo tenere sempre conto dello sterrato che andiamo ad affrontare, perché ci sono oramai delle ciclabili sterrate che non dico che quasi come andare su asfalto, ma se c'è lo sterrato battuto, tante volte su asfalto è anche peggio. E su questo, tra le altre cose, mi voglio riallacciare un altro discorso. Quando ho detto la prima volta vorrei montare delle gomme gravel sulla bici da corsa, mi è stata anche fatta questa osservazione: ma non spacchi tutto. Allora, la bici da corsa non nasce per lo sterrato. Tuttavia, mi sento di dire che negli anni ho visto bici da corsa anche con telaie ad alto modulo, quindi super leggere, prendere delle belle botte su strade asfaltate, proprio perché, come ben sappiamo, l'asfalto non è un granché. Poi non so dove abitate voi, però a meno che non abitate dentro l'autodromo di Monza, io direi che in Italia di posti ne ho girati e non ci sono strade così perfette. Tante volte le buche, soprattutto dopo le giornate di pioggia, eccetera, eccetera, insomma, ci sono e ho visto anche telai sopportare dei veri e propri colpi che hanno anche storto cerchi senza fare una piega. Quindi su questo, non direi che si distrugge tutto su una strada sterrata con del brecciolino. Anzi, direi che, salvo che il telaio, ovviamente, soprattutto se in carbonio, prenda colpi, possiamo stare abbastanza tranquilli. Tenete anche conto che se monterete delle gomme più larghe sulla vostra bici da corsa, potrete tenere pressioni più basse, quindi anche il telaio verrà sicuramente meno sollecitato. Allora, per fare questa prova utilizzerò la mia bici da corsa, che non è una bici Endurance, è la classica bici da grande giro, da Giro d'Italia, da Tour de France,
per capirci. Ahimè, bisogna fare molta molta attenzione a valutare se si fa questa operazione la massima misura supportata dal telaio. Io vi dico già che mi sto giocando un jolly, perché allora, anche se visivamente sopra vedete che manca parecchio spazio tra il copertone e il telaio, tenete conto che soprattutto nella parte bassa del triangolo posteriore solitamente si ha meno luce, cioè si vede proprio il copertone che va molto vicino al telaio. Questa bici supporta al massimo 700x30, io andrò a montare dei 700x32. Operazione molto rischiosa perché, uno, il cerchio flette e quindi nella parte bassa del triangolo posteriore, dove c'è il copertone vicino al telaio, si rischia che magari quando si è in piedi sui pedali, si rilancia eccetera eccetera, il copertone vada a sfregare sul telaio. Soprattutto col carbonio direi che proprio non è consigliabile. Seconda problematica, le ruote se vanno molto vicine al telaio, e questo parlo nella parte superiore, ad esempio sotto la forcella anteriore, si rischia che si accumuli della sporcizia. Può rigare e anche in quel caso addirittura consumare il telaio. Andrò comunque su dei copertoni 700x32 perché per reperire copertoni di misure piccole per gravel non è proprio così semplice. Uno, perché non tutti i produttori le hanno a catalogo, cioè magari trovate la gomma gravel che vi piace, però 700x30 non la fanno. Comunque anche a volte trovandola poi in catalogo non la trovavo poi disponibile. Cioè sui vari siti dove normalmente acquisto vedevo che non erano mai disponibili. Erano sempre disponibili delle misure più grandi. Tra le altre cose, proprio l'avevo pubblicato anche forse su YouTube, ma anche nelle storie Instagram, ho trovato questo sito che si chiama Rolling Resistance, che vi dà tutti i parametri per valutare la scorrevolezza dei vari copertoni. Infatti ho navigato un po', ho cercato lì, ho cercato in giro, più che altro perché volevo un copertone scorrevole, perché comunque anche se l'esperimento funziona, utilizzerò questo setup della bici esclusivamente per fare dei tracciati che magari sono 90% asfalto e 10% sterrato, o magari 80-20 ma comunque con uno sterrato brecciolino. Sicuramente non mi spingerò su sterrati troppo accidentati, salvo che magari per fare questo video, proprio giusto per testare. Quindi alla fine, per farvela breve, sono andato sulle Vittoria Terreno Zero. Praticamente hanno una parte centrale molto scorrevole e hanno solo i tasselli di lato. Ho scelto questo copertone perché sulla tabella, appunto su questo sito, era tra quelli più robusti, quindi non è il massimo come peso, non è il massimo come scorrevolezza, però ha uno strato antiforatura molto molto valido. Anche perché se configuro la bici in questo modo, ovviamente non mi interesserà più di tanto avere prestazioni. Sarà una configurazione che uso magari per fare gite o per bikepacking. Per fare tutto questo non andrò a smontare i cerchi che ho sopra, che sono dei cerchi in carbonio altezza 35. Utilizzerò dei cerchi smontati da una gravel, tra l'altro sempre una Cannondale, una Tapstone in alluminio, che sono qua, perché così non sto a fare sempre tutti i vari casini che ogni volta smonta, rimonta. Ogni volta che parto per un viaggetto anche in bikepacking è una tragedia, passo 3 giorni a montare, smontare, cambiare copertoni, insomma. Ho trovato questi d'occasione. Tra le altre cose, questi cerchi hanno il canale da 19. Per un cerchio gravel non è il massimo il canale da 19, però a me va benone, perché siccome già quelli sopra hanno il canale da 19, montando il 32 non volevo andare a allargare troppo il copertone, perché come ben sapete se il canale è più largo il copertone anche visivamente lo vedete che è bello più tirato. Avevo pubblicato anche una foto, se vi ricordate, di un copertone da 28 sul canale da 19, che è esattamente quello che c'è montato adesso sopra, e un 32 sul canale da 15, e da sopra sembravano uguali. In più, siccome ho un pacco pignoni 11-34, lo andrò a montare su questi cerchi, così avrò anche dei rapporti più corti per quando farò qualche gita in bikepacking. Sopra attualmente monto un 11-30.
Quindi ragazzi, adesso smetto di giocare col cerchio, mi sono quasi ipnotizzato. Gira la ruota. E vado a montare tutto quanto. Tra le altre cose, se qualcuno mi chiedesse anche dei cerchi un po' validi per fare questa operazione, io avevo puntato i Fulcrum Rapid Red 5 DB, quelli disc brake, che conosco molto bene. Sono dei cerchi che costano intorno ai 300 euro e devo dire che vanno benone. Hanno un canale più largo, quelli sono da 23, e sono dei cerchi che ho provato diverse volte. Tra l'altro ne ho visto fare anche un uso decisamente intensivo e secondo me hanno un ottimo rapporto qualità prezzo. Comunque, andiamo a montare tutto quanto. Allora, pacco pignoni. Stranamente il pacco pignoni è pulito. Stavolta l'ho pulito per bene. L'unico problema di questo pacco pignoni è che non so come mai ballava. Io glielo metto lo spessore. Un po' di grasso al nicchio. Proviamo. Allora, ho messo uno spessore perché l'altra volta, quando ho messo l'1134, su quelle ruote lì ballava, il pacco pignoni non stava ben attaccato, alla fine ho messo uno spessore in più ed è andato perfetto anche il cambio, cioè era perfetta anche la regolazione del cambio, quindi ci andava proprio lo spessore, non so come mai. Ticchi! Come piovesse. Tac. Sembra ok. Ora voglio provare. Oh Madonna. Cos'è caduto? Ah, ho svitato troppo questo qui. Cambia perfetto. Incrociamo le dita che ci stia il copertone. Bene, dai, però bene. Io non appartengo alla stirpe. Ah, li metto dentro solo con le mani. Che belli video degli altri canali, tutto che va alla perfezione, tutto che... Ah. Gonfiaggio. Dai, oh. Allora, siamo già a 4 di pressione, il minimo è 3. Il copertone montato abbastanza bene, non vedo cose strane. Proviamo a metterlo su. Hai voglia che ci sta. Hai voglia che ci sta. Ma anche alla grande proprio. Boh, vi siete tenuti molto stretti, ecco 700x30. Guarda che roba. C'entra il dito. Purtroppo gli adesivi proprio non mi piacciono. Allora, molto bene. Monto ancora quello davanti e poi ci siamo. Direi che questi dettagli possiamo vederli anche dopo. Scusate, mi sono dovuto spogliare perché
qua la cosa stava diventando troppo intensa. Vedete che ci siamo. Madonna, sto sudando. Guarda. Bene ragazzi, io adesso gonfio il copertone davanti. Credo proprio che ci starà davanti, non c'è problema nel passaruota. Perfeziono ancora due cose, sgonfio, controllo che non ci siano pizzicature, anche se ho visto va abbastanza bene, tolgo gli adesivi e sgrasso con lo svitol e poi direi che ci siamo. Quindi ci vediamo per la prova su strada! Sono abbastanza sconvolto, mi ha provato questa. Amici e amiche, buongiorno! Dietro di me c'è la bici da corsa che oramai è diventata una mezza gravel. Mi sono fermato qui perché qui inizia lo sterro. Ta-da! Quindi adesso andremo a vedere come si comporta sullo sterrato. Oggi non erano questi i miei programmi, dovevo andare in palestra a lavorare a PC, ma incredibile, ha fatto una giornata che è tipo primavera, ci saranno 20 gradi, scusate, cerco l'ombra nel frattempo, e vi voglio già dare due o tre informazioni. Allora, innanzitutto, sull'asfalto ho fatto la classica strada che faccio per scaldarmi, strada piatta, tendente anche a scendere almeno uno, dove col misuratore di potenza nelle zone d'allenamento, di riscaldamento, normalmente viaggio sui 37 all'ora, ho visto che adesso viaggiavo 33 e mezzo 34. Ci sono però delle cose da dire. Allora, non è tutta colpa del copertone, comunque il copertone rimane scorrevole, mi è piaciuta un sacco la sensazione di comfort, di assorbimento immediato che subito mi ha dato quando ho preso le prime buche, quindi decisamente più confortevole del già molto comodo Four Season da 28 che uso d'inverno, e sicuramente la maggior parte della perdita di velocità me l'ha data il cerchio, perché comunque questo cerchio è più pesante, parliamo di un cerchio in alluminio rispetto a quelli che ho di solito in carbonio, parliamo di cerchi che peseranno almeno 3-4 etti in più, se non anche mezzo chilo. Parliamo di cerchi che hanno ancora le sferette e non hanno i cuscinetti a tenuta stagna che scorrono meglio. Insomma, tutta una serie di fattori, compreso anche l'altezza del profilo che normalmente utilizzo, che è da 35, mentre questi qua sinceramente non li ho misurati, ma saranno intorno ai 20-22. Quindi ci sta, diciamo che la perdita di velocità che ho riscontrato su asfalto ci sta perfettamente. Frenata tra l'altro leggermente più lunga, tenete conto che questi dischi sono in ottime condizioni, li ho anche puliti con l'alcol isopropilico, però devo dire che ho notato una frenata un po' più lunga, quindi ottimi dischi Shimano contro questi che sicuramente sono più economici, sono della Promax, non sembrano malvagi da come sono fatti, però la differenza c'è e si sente. Una cosa che magari non c'entra niente, uno non ci pensa, però vuole migliorare la frenata sulla propria bicicletta e pensa mille cose, ma magari non pensiamo al disco. Cosa importantissima, indipendentemente da come andrà questo esperimento, se dovete fare una cosa del genere, cambiate le scarpe, perché le classiche scarpe da strada, io ahimè ho fatto questa gran cavolata, cioè ho usato le scarpe da strada loro per fare un evento cicloturistico, era tutto su asfalto, però poi un classico, arrivate magari nell'agriturismo, c'è il pezzettino di sterrato, camminate su qualche sassolino così e la vostra suola diventa praticamente una pista di pattinaggio piena di righe. Non vi dico come ho combinato queste scarpe che sono con suola in carbonio, cioè le ho rovinate tutte, quindi oltre che si scivola, che non c'è la suola eccetera eccetera, ma io questa cosa qua proprio la eviterei e ve la sconsiglio tantissimo. Quindi adesso vado sullo sterrato e voglio vedere come si comporta la bici. Andiamo bolide, let's go. Questo non è un tratto tanto bello, eh? È un tratto abbastanza scassato.
picnichino. Brutto qua, brutto. Dai, 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 dai. Bravo, bravo il copertone, bravo. Si sente che è rigida, eh. Non è adatta a fare questo. Eccomi qua dopo aver affrontato un bel pezzetto di strada su sterrato. Tra l'altro parliamo di strade che io conosco molto bene, che ho affrontato con diverse biciclette. Allora, innanzitutto, siccome alcuni di voi mi hanno visto pubblicare su Instagram il montaggio dei copertoni e mi hanno detto che qua ero veramente al limite, in realtà guardate che quella foto era veramente ingannevole. Se guardiamo bene il copertone dall'alto manca veramente tanto, quindi problemi di spazio non ce ne sono stati. Tra l'altro mi ha fatto piacere perché altri matti come me mi hanno detto che volevano fare questa prova. Vi dico, non sono soddisfatto dell'esperimento. Iniziamo subito col dire che appena imboccato lo sterrato, da un lato pensavo peggio, nel senso che pensavo a una rigidità maggiore. Comunque parliamo di un 32 di copertone. Insomma, almeno inizialmente non mi ha dato subito una sensazione di affaticamento, che però, ahimè, è arrivata dopo poco. In più oggi fa anche caldo, quindi ho tolto i guanti e ho subito notato che mi veniva un po' male alle mani, insomma, la rigidità c'è e si sente. Ovviamente c'è anche da dire che io mi sono spinto su qualche terreno che forse non era proprio adatto, cioè un terreno dove già tra gravel e mountain bike fai la differenza. Un'altra cosa che non mi è piaciuta è proprio la guidabilità della bici, cioè qua sei molto lungo, si sente che non hai la stessa agilità di una gravel. Diciamo che è stato un po' come quando passi dalla gravel alla mountain bike. Inoltre, per fortuna che ho messo questi cerchi, perché più volte ho sentito magari qualche pietra che andava contro, magari qualche ramo che ci si è messo in mezzo. Se uno ha una bella bici da corsa con un cerchio bello in carbonio, sinceramente a me piangerebbe un po' il cuore. Quindi alla fine, con questa configurazione, ahimè, più che ciclabili in ghiaietta, non ci farei. Anche una gravel performance è decisamente più comoda e maneggevole di una bici da corsa classica con il copertone gravel. Magari, ecco, se su questa darei voto 5 su 10 all'esperimento, con una bici endurance probabilmente il voto salirebbe. Non so di quanto, magari anche 6 su 10, con un copertone più largo anche qualcosina in più. Insomma ragazzi, sapete che dico sempre quello che penso e io di questo esperimento non posso essere soddisfatto, anche perché penso, se tanto con questa configurazione ci faccio il 90% asfalto, affronto solo della ghiaietta su qualche ciclabile, ha senso andare a mettere dei copertoni addirittura gravel? Sinceramente, già con quelli che ho sotto per l'inverno, con i four season, qualche sentierino così l'ho già fatto, quindi non so veramente quanto senso abbia. Probabilmente ora che ho comunque questa possibilità di montare anche questi doppi cerchi, nel caso facessi proprio un'escursione cicloturistica, potrei anche utilizzarli, ma non consiglierei a nessuno di andare a spendere i soldi per un cerchio gravel, anche perché comprate il cerchio, comprate il copertone, comprate il pacco pignoni,
È vero, non è il costo di una gravel, però magari una gravel usata in alluminio, insomma, la pagate non eccessivamente e avete una seconda bici che sicuramente si comporta meglio di una stradale così con le gomme gravel. Spero che il video vi sia piaciuto, non ha avuto lieto fine. Comunque, iscrivetevi al canale per non perdere altri esperimenti. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!